Cari amici, come va? Eccoci qua per un nuovo tutorial. E come avrete intuito dal titolo, era tanto e non dicevo questa famosa frase, si parla di nuovo di amore che vieni, amore che vai. Canzone per la quale sul mio canale esiste un sacco di roba. C'è una prima cover di quando ancora registravo su in mansarda e i miei primi video sul canale fatta con una webcam e un microfono, mi sembra, mi ricordo, direttamente attaccato al computer, una cosa abbastanza imbarazzante. Però ero più giovane, che penso sia roba di una quindicina d'anni fa. Poi successivamente esiste un tutorial, uno dei miei primi tutorial, in cui spiegavo un po' l'arpeggio che facevo per quella canzone. Poi successivamente, tempi più recenti, quindi nel 2020, ho caricato una nuova cover, così perché appunto la prima faceva abbastanza pietà, e qui sul canale. Poi successivamente mi è venuta così l'idea, fra che l'avevo ripresa in mano, di fare l'armonizzazione del tema. E quindi insomma una versione strumentale di questa canzone. Ora, di tutto ciò, forse tranne la prima cover, che non credo porti nulla di interessante a questo punto, vi metto i link qui in descrizione, se mi ricordo, anche nel primo commento, così che se volete andate a dargli un ascolto se non l'avete già fatto. E in particolare date un ascolto a questa versione strumentale, no? Di cui vi stavo parlando, che recentemente è stata caricata sul mio canale e per la quale ho ricevuto alcune richieste di ulteriore tutorial. Quindi, il primo tutorial riguardava la versione cantata, questo che faccio adesso invece riguarda questa versione strumentale. Ok, fatta questa promessa, vi metterò in descrizione anche il link per scaricare questo documento, che trattasi della tablatura più o meno di quella versione. Ora dici, perché dici più o meno tutte le volte? Non sei sicuro di quello che fai? Sì, c'è anche quello. No, a parte gli scherzi, dire più o meno è perché queste armonizzazioni di temi cosa sono? È tentare di far suonare la melodia inserita nell'arpeggio. E quindi, insomma, ci sono delle note che sono obbligatorie, nel senso che se non fai quelle note lì, la melodia non è quella del pezzo e quindi non hai fatto niente. Però ci sono delle note facoltative, che sono quelle dell'arpeggio che vanno insieme alla melodia, quindi questa melodia attraversa alcuni accordi e quindi bisogna riuscire a fare l'arpeggio di questi accordi contemporaneamente suonare la melodia. Quindi è ovvio che mentre quelle note che vanno a comporre la melodia devono essere quelle, le note che vanno a comporre l'arpeggio degli accordi possono essere anche leggermente diverse da quelle scritte. E magari anche io se ora ve la suono non sono sicuro al 100% di mettere quella, perché voglio dire, un arpeggio dell'accordo di La minore potrebbe essere così, oppure anche così. Cioè nel senso se lo faccio riguardare queste quattro corde qui, oppure posso far riguardare queste altre corde qui, però sempre accordo di La minore. Quindi insomma non lo prendiamo proprio come oro colato, non ci stiamo proprio a basare su ogni singola nota, dà un'indicazione e poi a me ora mi torna anche abbastanza utile seguirla, quindi se volete magari se ve la stampate, se ve la mettete a portata di mano, la seguiamo un pochino insieme e ci diciamo anche i numeri di battuta per capire a che punto siamo. Così, insomma, per piccolo ripassino, insomma, quello che si vuole ottenere più o meno è questa cosa qui. Thank you.
La tablatura più o meno riguarda quello che ho appena suonato. Allora, vediamo insieme. Ritmo, io l'ho identificato con 6 ottavi, comunque il ritmo in cui si può fare questo arpeggio qui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Proviamo a seguire questa fantastica tablatura. E io, come faccio quasi sempre, partirei dalla battuta numero 1, ma oggi sono particolarmente simpatica. E bisogna fare questa cosa. Ok? Allora abbiamo all'inizio, io spero si veda, la quinta e la corda e la prima corda contemporaneamente a vuoto. Cioè mettete pure un accordo di cos'è? La minore. Ok? E si giocherà su questa cosa qui. Quindi quinta e prima corda contemporaneamente suonate insieme. E quindi a vuoto, perché ovviamente la minore, la quinta e la prima corda sono a vuoto. Poi si va a mettere sulla seconda corda, si va a premere il terzo tasto, io lo farei col mignolo. Ok? Ora vedete che fra quel 3 e quell'1 sulla seconda corda c'è come una legaturina. In effetti è una legatura. Cosa vorrebbe dire? Che io vado a suonare la seconda corda mentre è premuta qui sul terzo tasto. Poi col mignolo faccio questo movimento qui. Ovviamente il La minore mi prevede che la seconda sia anche premuta qui sul primo tasto, no? Quindi in questo momento ci sarà premuto il terzo, ma c'è anche premuto il primo, questo no, no, non la leviamo. Perché poi io, una volta suonata la seconda corda, scusate, sollevando sto mignolo, faccio ciò che viene detto scusate, c'è sto coso tutte le volte acceso e non dovrebbe essere acceso, faccio ciò che si chiama pull off, e quindi è una legatura. Ok. Ok? Queste sono la prima parte della prima battuta, quindi quinta e prima corda a vuoto contemporaneamente, terzo tasto sulla seconda corda, pull off, suonando quindi la seconda corda sul primo tasto. E poi si va a risuonare sempre la seconda corda sul primo tasto e si fa il contrario, col mignolo si va a fare la meron, che sarebbe il dito che va a percuotere il terzo tasto. E poi si fa una prima corda a vuoto. Quindi, riepilogando, viene questa roba qui. Che nulla toglie, uno può fare anche così. Cioè, così sarebbe la versione senza fare i legati. Però sentite, non è fluido, no? Non è la stessa cosa di far così. Okay. E poi mettiamo una posizione di Mi maggiore, quinta e seconda contemporaneamente, poi quarta, che sarà qui divisa sul secondo tasto, terza, seconda, terza, quarta, quindi no, so sì. Poi la terza battuta si ripete quanto fatto nella prima. La quarta battuta si ripete quanto fatto nella seconda. Ok, questa è quell'introduzione che tra l'altro pari pari a questa cosa qui l'avevo già spiegata nell'altro tutorial, perché anche quando canto ci faccio questa introduzione. Comunque ce l'ho rimessa. Ok, quindi la parte, quella strumentale armonizzata, in effetti parte, inizia, mettiamola così, dalla quinta battuta. Oh, allora, qui subito ci sarebbe da dire qualcosa. Vedete che la quinta battuta sono 1, 2, 3, 4, 5 note invece che 6. Che è successo? Dove è andata a finire una nota? Dove? 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 Non è detto che, perché siccome è 6 ottavi, ci deve essere sempre 6 note, perché una nota può valere anche 2, no? Nel senso,
non è detto che per forza nel ritmo di 6 ottavi ci siano 6 note per battuta. In questo caso l'avevo messa così, la quinta corda a vuoto dura un po' di più rispetto all'altra, dura il doppio rispetto all'altra, quindi due note, quindi due misure, ma cacchio lo che si chiama, di questo 6 ottavi vengono prese da questa quinta corda a vuoto. Poi, ecco, diciamo, mettete pure l'accordo di La minore. Diciamo, si può anche mettere l'accordo di La minore, che normalmente sarebbe così, però con questo indice alzato, quindi in quello che si potrebbe chiamare un La minore nona. Ok? E quindi si va a suonare la quinta corda, poi la quarta, che sarà premuta ovviamente sul secondo tasto, la terza sul secondo tasto. Poi la seconda a vuoto e poi la seconda sul primo tasto. Quindi questa quinta battuta è così. Ok? Sesta battuta, possiamo mettere l'accordo di Mi maggiore, ma con il mignolo qui sul terzo tasto. Lo potremmo chiamare un Mi maggiore settima e si va a pizzicare all'inizio la sesta e la seconda contemporaneamente, poi la quarta, poi la terza, poi quando si va a pizzicare di nuovo la seconda corda bisogna alzare il mignolo, quello dov'è, che era qui sul terzo tasto, si alza. E contemporaneamente, siccome come vedete bisogna pizzicare la seconda corda sul primo tasto, io faccio così. L'indice lo appiattisco e quindi con l'indice vado a premere anche la seconda corda. Poi si va a suonare un'altra volta la terza e poi di nuovo la seconda corda, di nuovo col mignolo qui sul terzo tasto. Quindi insomma, riepilogando, sarebbe sta cosa qui, la sesta battuta. Ok? Torna. Vediamo quinta battuta e sesta contemporaneamente, proviamo a metterle insieme. Cosa così, eh? Ovvia, andiamo alla settima battuta, che è direi un accordo di Do maggiore, possiamo mettere la posizione normale di Do maggiore e andiamo a pizzicare. Quinta corda e prima contemporaneamente, poi la quarta, la terza, poi quando andiamo a pizzicare la seconda, riandiamo a mettere di nuovo il mignolo sul terzo tasto, qui della seconda corda. Poi suoniamo di nuovo la terza corda. E di nuovo la seconda, però alzando il mignolo e quindi rimane premuto qui sul primo tasto. Sarà una cosa tipo questa settima battuta. Ok? Ottava battuta si abbiamo, non so come sto parlando. Abbiamo di nuovo un Mi maggiore. Direi che a livello di mano sinistra mettiamo semplicemente un Mi maggiore normale e suoniamo la sesta e la seconda corda contemporaneamente, quarta, terza, prima, poi cos'è? Terza, quarta, una cosa così. Scusate. Ok, nona battuta è molto simile alla quinta. Io mi sono accorto che quando arrivo alla nona, che praticamente insomma è molto simile alla prima perché ripete quel temettino della minore, probabilmente sarebbe uguale, però tendo a fare che mi sta bene come inizio,
infatti così l'ho scritta alla quinta battuta, mi sta un po' meno bene alla nona, mi sembra si interrompa un po' il ritmo, allora qui davvero faccio questa cosa di fare quinta corda a vuoto, poi quando vado a fare la quarta corda la faccio due volte. Poi la terza corda, poi la seconda a vuoto e poi la seconda premuta sul primo tasto, che quindi è similissimo, quasi uguale alla quinta, solo che premo, pizzico due volte la quarta corda. Cioè prima alla quinta corda avevo fatto così, e qui invece faccio così. Una piccolezza, insomma, poi fate come vi garba di più, come vi piace di più, sono toscano, scusate. Allora, decima battuta abbiamo un sol. Fa una cosa tipo così. Allora, iniziamo mettendo annulare qui sul terzo tasto della sesta corda e mignolo sul terzo tasto della seconda corda. Si pizzicano quindi contemporaneamente sesta e seconda. Poi si pizzica la quarta, la terza. Poi si va a pizzicare la prima e si fa scendere il mignolo dalla seconda corda alla prima corda, qui sempre sul terzo tasto. Poi si va a premere la seconda corda a vuoto e poi andiamo a premere di nuovo la prima corda sul primo tasto. Quindi una cosa tipo così. Scusa. Poi vi faccio risentire, arriviamo un pochino più avanti, se no ripartire sempre da capo diventa molto tedioso. Vi faccio poi risentire i pezzi lentamente messi insieme, vedrete che vagamente torna. L'undicesima battuta, siamo di nuovo nell'accordo di Do, giusto? Diciamo è molto simile, che lo scopro insieme a voi, è diciamo così simile, sembrerebbe identica alla settima battuta, tra l'altro torna bene perché l'abbiamo proprio sul rigo di sopra, e quindi vabbè, rifacciamo quella che avevamo fatto alla settima, cioè mettiamo l'accordo normalissimo di Do all'inizio e pizzichiamo quinta corda e prima corda contemporaneamente, poi c'è la quarta che è questa. La terza, poi quando andiamo a fare la seconda mettiamo il mignolo qui sul terzo tasto, poi di nuovo la terza a vuoto ovviamente, e poi andiamo a suonare la seconda corda sul primo tasto, che è premuta qui dall'indice come normale sull'accordo di Do maggiore. E poi dodicesima battuta si va a fare nuovamente, se non sbaglio, un bel Mi maggiore. Simile all'ottava, però vedi ho cambiato qualcosa, vabbè, facciamolo così. Comunque l'accordo a livello di mano sinistra mi sembra non si debba muovere niente, basta mettere giù l'accordo di Mi maggiore e pizzicare le corde così come indicato nella dodicesima battuta, cioè sesta e seconda contemporaneamente, quarta, terza, prima, seconda, terza, quindi sarebbe così. Direi però a questo punto di rifare il tutto. Vabbè, lasciamo perdere l'introduzione, diciamo dalla quinta battuta fino alla dodicesima, molto lentamente per insomma, sentire se tutto torna. Penso di averlo fatto più o meno bene, scusate, come vedete ho delle incertezze, no? Quando leggo qui e faccio contemporaneamente, perché è proprio come vi dicevo, insomma io la faccio
così senza guardare, cioè, il processo per scrivere la tablatura e mettersi qui, guardare cosa faccio e cominciarla a scrivere, non è che faccio la cosa contraria, quindi magari sono molto più fluido se non leggo la tablatura, scusate. Arriviamo a un punto interessante, battuta numero 13, andiamo a fare questa cosa. Si può mettere una sorta di mini barré, no, una sorta, un mini barré qui sul quinto tasto e va a premere con, per esempio, l'indice, ma consiglio l'indice, sì, le prime tre corde, quindi la terza, la seconda e la prima, tutte premute sul quinto tasto. E andiamo a fare questa cosa qui. C'è un po' da allargare qui. Volendo si potrebbe anche, se avete problemi. C'è una volta suonata questa nota qui, questa si può anche lasciare e andare qui col mignolo. Ok? Comunque vi dico anche le note. Quindi le corde. Si fa sto mini barré qui sul quinto tasto, come vi dicevo, sulle prime tre corde, e si suona la quinta a corda a vuoto. Poi la terza, la seconda, la prima, poi si va col mignolo qui sul settimo tasto. E poi sull'ottavo. Quindi. Ora vi volevo far notare, se avete un secondo magari, una cosa interessante di queste armonizzazioni. Cioè, cosa succede? Almeno come le faccio io, tendo sempre a stare in questa parte del manico, no? Perché funzionano finché si riesce ad avere un po' di corde a vuoto, comunque la possibilità di tenere premuti i bassi che continuino un po', cioè farli qua, insomma, diventa un po' difficile farle suonare bene. Però certi accordi si può sfruttare la possibilità di avere appunto le corde dei bassi a vuoto per muoversi veramente con una certa facilità un po' sulla tastiera, quindi andare un po' più avanti senza stare sempre qui. In questo caso qui, questo qui sarebbe un La minore, no? Ecco, dovete pensare che si sta però agendo su questo La minore qui. Parlo della tredicesima battuta, no? Che sarebbe la forma di Mi minore fatta col barré sul quinto tasto, cioè questo sarebbe un Mi minore. A forza di andare avanti si ottiene un La minore. Ve lo posso dimostrare. Questo Mi minore, Fa minore, Fa diesis minore, Sol minore, Sol diesis minore, La minore. Ok? Ora che succede? La minore prevede di avere il basso qui, in questa forma, poi ci sono queste due note e poi ci sono queste tre più acute qui al tutte al quinto tasto. Ok? Quindi queste qui più acute al quinto tasto io le prendo con questo indice o il mini barré che vi dicevo. Queste due note, no, che sono queste qui, non le suono. E invece fare questo basso qui, che sarebbe stato la sesta corda sul quinto tasto, guarda caso, è la stessa nota, è sempre un La, nel senso è la quinta corda a vuoto. D'altronde, questo accordo c'ha la quinta corda a vuoto. E quindi la quinta corda a vuoto la posso mettere anche quando lo faccio in un'altra forma. Viene fuori un po' un mix fra questa forma qui e questa forma qui. Ok? Scusate. Ok, se io suono solo la quinta e poi le prime tre corde premute così, ho un La minore senza stare a dover fare tutta questa posizione. Perché sennò avrei dovuto fare. Cioè, si può fare anche così. Però, insomma, non è proprio la stessa comodità, eh?
Ok, e questa era la battuta 13. La battuta 14 è un Si settima. Ok? Perché dopo questo La minore ci sarebbe Si settima. Ora, questo Si settima si poteva prendere in altri posti. Anche qui. Io come l'ho scritta faccio questa posizione qui. Perché ho provato, è il punto più difficile per far rimanere fluida la canzone, che qui bisogna fare sta cosa qui. Cioè, il salto è grosso, nel senso non c'è nulla che tu possa suonare, che si possa suonare a vuoto, no? Che ti dia un po' di margine di tempo per saltare da qui. Di corsa qua e io uso questa posizione qui. Allora, Si settima credo la conosciate, comunque la dico, si compone con il medio che va a premere quinta corda sul secondo tasto, indice, quarta corda sul primo tasto, anulare, seconda corda sul terzo tasto. E ne rimarrebbe la seconda corda a vuoto e il mignolo va qui sulla prima corda, secondo tasto. Ok? La sesta corda non andrebbe suonata, infatti nella battuta 14 vedete la sesta corda non viene presa in considerazione. Una volta messa in questa posizione bisognerebbe suonare la quinta e la prima contemporaneamente, poi la terza, la seconda, la prima, la seconda e la terza. Quindi il passaggio è questo. Ok? Poi si va a suonare un Mi e si fa un po' il ragionamento come si è fatto prima sul La minore, cioè si fa questa posizione. Dite a un Mi. Cioè, come si arriva a questa cosa? Si fa una posizione di Re, però invece di farla come si fa abitualmente qui, il Re, si va di due tasti più acuti, più verso la buca. Però cambia, oltre a questa cosa da divenire due tasti più qua, anche che invece che mettere come basso la quarta corda, si deve mettere come basso la sesta corda. Questo è un accordo di Re, scusate, un accordo di Mi maggiore, fatto come se fosse un Re. Sentite, no? Come farlo qui ci dà la possibilità di fare questa cosa come è scritta nella battuta 15. Ok, poi bisogna anche un po' muoversi, diciamo la prima parte è così, quindi, sesta corda a vuoto, terza corda, che sarà qui sul quarto tasto, poi seconda corda sul quinto e prima corda sul quarto. Poi col mignolo cosa si va a fare? Bisogna suonare anche la quinta e la settima, cioè la prima corda sul quinto tasto e sul settimo tasto. Quindi viene fuori questa cosa qui. Guardate, non ho suonato bene. Ora io nella mia cover faccio così. Ci faccio sto slide. Però insomma si può anche evitarlo, eh. Lo slide vorrebbe dire che quando arrivo a suonare questa nota qui, quindi siamo sul quinto tasto, giusto? Manca solo il settimo tasto. Per suonare il settimo tasto ci arrivo suonando, partendo dal quinto. Quando suono, contemporaneamente mi sposto e arrivo al settimo. Una cosa tipo questa. Magia, eh? Che bello quando succedono queste cose. Vi chiederete com'è che mi sono cambiato così al novello mago Casanova
In un attimo ho cambiato abito, postazione e tutto. È cambiato anche giorno. E che è successo? La videocamera ha registrato fino a lì, dove mi avete visto pochi secondi fa, e poi ha deciso di farmi buttare al vento il resto del tutorial. Avevo finito, ma non è venuta la registrazione. Me ne sono accorto successivamente e comunque, vai, facciamola breve. Eccomi qua a riprendere da dove ci siamo interrotti. Eravamo arrivati alla battuta 15, che era questa, no? Cioè, la battuta 15 era questa. Ok. La battuta 16 sarebbe così. Ok? Quindi si riprende quello che avevamo fatto già, un La minore, non sto a ripetere tutto il ragionamento, un La minore preso qui. Mini barré sul quinto tasto, ok? E in cui mini barré che preme le prime tre corde, così. E si va a pizzicare contemporaneamente la quinta corda a vuoto e la prima, poi la terza, la prima, la seconda e poi la prima a vuoto. Quindi così. Ok, battuta 17 è un Re minore e si va a mettere l'accordo di Re minore, cioè la posizione normale di Re minore, e si pizzica la quarta corda e la prima contemporaneamente, la terza, la seconda, poi quando si va a pizzicare la prima si alza l'indice così da avere la prima corda a vuoto, poi di nuovo la terza. E poi di nuovo la seconda. Quindi sarebbe questa cosa qui. Ok? Vado un po' spedito perché voglio finire questo tutorial prima che mi si sfasci completamente la videocamera. Battuta 18. Dovrebbe essere un La minore e credo proprio che si può mettere la posizione standard di La minore. Verifichiamo insieme. E andiamo a pizzicare quinta corda. E la seconda contemporaneamente, quarta, terza, prima, terza, prima, una cosa di questo tipo. Ok, battuta 19 dovrebbe essere un Mi maggiore che possiamo mettere a livello di mano sinistra. Sto Mi maggiore non credo che vada mosso niente, non va mosso niente. E andiamo a pizzicare la sesta e la prima corda. Poi, invece a livello di mano sinistra va mosso qualcosa, comunque adesso ve lo faccio vedere. Allora, dicevo, sesta e prima contemporaneamente, poi la terza corda, poi la seconda a vuoto, come è normale che sia nell'accordo di Mi. Poi facciamo quella cosa che vi ho già detto in precedenza, di mettere l'indice appiattito a premere la seconda corda sul primo tasto, poi di nuovo la terza corda e poi di nuovo la seconda a vuoto. Quindi sarà questa cosa qui. Ok, battuta 20 è di nuovo un La minore. Mettiamo la posizione normale del La minore e andiamo a pizzicare le corde indicate lì sulla battuta 20. Cioè la quinta e la terza contemporaneamente, poi la quarta, la terza, la seconda, la terza e poi la prima. Ora, questa prima corda che viene suonata servirà a far partire la seconda parte di questa frasettina qui. Ok? Capito? Non so se mi sono spiegato. Così. Quindi diciamo che quando si va a premere questa ultima nota della battuta 20, che è una prima corda a vuoto, potete già lasciare tutto perché mentre suonate questa vi potete già posizionare, già spostare con la mano sinistra qui sul quinto tasto a rifare di nuovo il mini barré
per fare il La minore, perché praticamente riparte di nuovo la battuta, questo temettino qui. Però sulla battuta 21, quindi dove c'è sto La minore, rispetto alla sua omologa, che sarebbe stata, credo, la battuta 13, sì, c'è un po' di differenza, quindi ve la faccio. Non è proprio uguale la seconda volta in cui viene ripetuta. Ve la faccio sentire. E quindi si va a premere in questo caso la quinta corda e la prima contemporaneamente. Poi la terza, la seconda. Poi andiamo a mettere, per esempio, qui cos'è, l'anulare sul settimo tasto. Poi ripremiamo la seconda. E poi col mignolo, prima corda, ottavo tasto. Quindi una cosa tipo così verrebbe fuori. Poi battuta 22, si deve rifare quella cosa un po' veloce di andare a mettere il si settima. Ora io non sto a ridirvela tutta, perché poi la battuta 22 è uguale identica, io sto controllando in diretta con voi, comunque è uguale identica alla battuta 14, insomma si ripete quello che è già stato fatto da questo punto in poi. È questa cosa qui. Poi battuta 23, si va a fare quel mi, fatto qui. Sì, si può lasciare. Ok, battuta 23 sarebbe la stessa della cosa fatta nella battuta 15. E poi battuta 24, che è uguale alla 16, quella in cui sono ripartito in versione verde. Vedete? La battuta 25 è di nuovo un re minore come avevamo visto nella battuta 17, è identica a quella lì. Così, no? Ok, battuta 26 è uguale alla battuta 18. Battuta 27 è uguale, sì. Direi proprio di sì, alla battuta 19. E poi la battuta 28 si va a riprendere il temettino iniziale. Quindi battuta 28, 29, 30, 31. Scusate, ci ho messo un fermo, sono uguali alla 1, 2, 3, 4, e quindi non ve le ridico. Scusate, ho un po' tirato via rispetto ai miei standard questo finale, però dai, mi sembra ho chiacchierato anche troppo, poi ci è voluto 2 giorni, si è rotta la videocamera. Una fatica impressionante, ma diciamo, io mi sembra di essere arrivato in fondo, e se rimettete un po' insieme tutti i cocci di questo video, credo che si possa considerare tutorial fatto, ci si mette il bollino e archiviarlo fra le cose fatte, ok? Farvelo risentire da capo, dai, non è il caso, tanto ve l'ho fatto sentire tutto all'inizio, i video hanno questa caratteristica, no? Che si può andare avanti e indietro, fermare, tornare indietro e riprenderlo tutto. Io penso davvero di non aver bisogno di dilungarmi ancora. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di tutorial, diciamo, queste versioni un po' più strumentali, o se invece boh, pensate sia meglio che mi dedichi a canzoni, quindi arrangiamenti per canzoni. Ed eventualmente continuate a dirmi anche quali dovrei fare. Magari, insomma, come forse ho già detto qualche volta, se mi chiedete delle canzoni di cui avete visto una cover sul canale, è sicuramente più semplice e arriverà più velocemente il tutorial, perché se mi chiedete una canzone che non ho mai suonato in vita mia, cioè, prima bisogna me la studi, magari pubblico la cover, vi chiedo, oh, vi piace per caso, e poi
Se arrivano richieste di tutorial, magari provo a registrarlo. Io qui parlo con voi, no, come se foste un'immensa platea, però si sa che noi siamo una comunità molto molto ristretta, però pochi ma buoni secondo me. E poi chi l'ha detto che uno deve fare le cose solo se ha 100.000 persone che lo seguono? Non ce n'è bisogno, va benissimo anche se siete in 2, 3, 1, magari nessuno mi dispiacerebbe, ma io sono per i numeri, quelli che siete, siete. Mi fa piacere comunque. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.